Si opziona la protesta per il pensionamento di due pediatri nell'area Peligno-Sangrina. Allo stato attuale continua il disorientamento delle famiglie dei 1.400 piccoli pazienti che si sono ritrovati di punto in bianco senza un punto di riferimento. L'ASL infatti non ha inoltrato alcuna comunicazione alle famiglie, pur avendo fatto sapere di aver reclutato altre figure. Una situazione insostenibile perché lascia le famiglie allo sbaraglio. Da qui l'iniziativa del Tribunale per i diritti del malato, che è pronto a organizzare la protesta. Se l'azienda sanitaria non fornirà le comunicazioni del caso, la situazione del pensionamento di due pediatri e mancato avvicendamento di altre figure in pianta stabile sta creando certamente scompiglio nella collettività, rileva Katia Puglieri dal suo Tribunale per i diritti del malato. Purtroppo la situazione si è ulteriormente aggravata con il pensionamento del dottor Biancolino. I genitori ovviamente si sentono spaesati.